Oggi ragazzi siamo insieme a Lutz e Isabu per andare a provare dei nuovi glitch veramente veramente assurdi, funzionanti sia in parco giochi e alcuni in partita normale, anche se io vi sconsiglio di farli in partita normale perché potreste rischiare il ban. Uno di questi glitch raga ci farà addirittura diventare invincibile, se anzi più di uno di questi glitch in realtà, e mischiati insieme ci farà diventare veramente delle bestie, voi non avete idea. Vi ricordo raga, mi raccomando, un bel like se volete altri video appunto di questi glitch, però mi raccomando, vi ricordo, non usateli in partita perché rischiate il ban, mentre se li usate in parco giochi non c'è nessun problema perché non date fastidio a nessuno. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi altri video simili. Mi raccomando, raga, non dimenticate di iscrivervi anche ai loro canali, sempre costate in iscrizione. In iscrizione trovate il link del secondo canale. Iscrivetevi anche a quello perché faremo un sacco di live veramente fantastiche sui provini per entrare nel team e a molte altre cose. E ovviamente, raga, per diventare dei veri capitani, e bisogna avere anche questo ballo per essere dei veri capitani, che è una figata incredibile. Comunque, dicevo, per diventare dei veri capitani, negozi oggetti, supporta creature, inserite il codice Blaze-CaptainYT, tutto piccolo, trattino alto, e scritto Captain e non Capitain. Mi raccomando, raga, è fondamentale. E taggatemi anche su Instagram con la foto di voi che shoppate le vostre skin preferite. Dicono che utilizzando questo codice si hanno 7 anni di fortuna. Sarà vero? Beh, raga, scopritelo voi. Io vi dico che sto vincendo tutte le partite da quando ho sto codice supporta creatore. Dato questo, parco giochi selezionato, la skin ignorante presa. Let's go. Allora, raga, per il primo glitch andiamo in qualsiasi punto. Sarebbe meglio in realtà andare qua a scalini, perché siamo vicino al vulcano, quindi vicino a dove sono i cannoni. Perché il primo glitch è un glitch solo grafico, ma è uno dei glitch più belli che abbia mai visto, e non sto scherzando. Venite qua verso di me. Dove sono i cannoni? Dovrebbero essere tipo in questa zona? Dovrebbero essere qua dove c'è la nave, in teoria. Sì, però dovrebbero stare qua, guarda. Dov'è? Ok, sì, esatto. Sai cosa? Voi andate in giro a cercare delle clinger. Sono fondamentali. Dovrebbero ancora trovarsi in partita, però non ne sono certo al 100%. Spero di sì. Ho trovato le clinger, raga. Perfetto, grazie a PC cose trovate. Allora, servono altre? No, non ne servono più. Allora, il glitch in sé per sé è molto facile da fare. Aspettate che dobbiamo sfondare il te. Ok, perfetto. Isabu, ciao. Raga, ciao. Siamo riusciti a mandarvi a Isabu, perfetto. Ora possiamo finalmente registrare. Vai, portiamo su il cannone. Allora, sto guardando nel secondo monitor come si fa effettivamente il glitch. Non è una cosa difficile. Allora raga, funziona in questo modo. Uno di voi deve stare esattamente dove siamo in questo momento. Quindi l'altro si sposti, perché esatto, dove siamo. Poi inserisciti un attimo nel cannone, puntalo già in alto, così almeno. Perfetto, bravissimo. Ora vai fuori. Io ti lancio questa qui e appena ce l'hai addosso devi subito entrare nel cannone e spararti. Okay, ci sei? Vai, 3, ci sono. 2, 1, vai. Ok, no, abbiamo un problema, dobbiamo cambiare team. Giusto, 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 giusto. Altrimenti il glitch non funziona. Però funziona in questo modo, raga. Poi, quando voi atterrate, vedrete una sorpresa fantastica. Cioè, veramente, vedrete una cosa incredibile. Io sono in team 2, ragazzi. Ok, perfetto. Dove sei in questo momento? Non ti vedo. Ok, Luz, ci sei? Quindi, io prendo la clinger, entro dentro e mi sparo? Sì, la cosa più importante è che devi essere velocissimo. Prima che la clinger esploda, devi essere già in volo, ok? Pronto? Okay. 3, vai. 2, 1. Vai, Luz! Vai, Luz! No, come? Avevi lo scudo, Luz! Avevi lo scudo! Sì. Non ci credo. Allora, non ti rigenerare. Vieni qua senza scudo, possibilmente. Hai 100 di vita? Abbiamo l'ultima clinger, Sei pronto? 3, Oddio. 2, 1. Vai, Luz! Vai, Luz! Sparti! Sì! Ok, allora, ora te atterra normalissimamente e vieni qua davanti a me. Vai, vieni, Luz. In teoria il glitch ha funzionato. E adesso, appena atterri, dovrebbe succedere qualcosa di molto particolare. Vediamo se effettivamente esplode. No, no, non esplode, non esplode. Stai tranquillo che non esplode. Pronti? Eccolo, eccolo, guardalo! Guardalo! Luz, sei una trottola! No! Funziona! Rifallo! Luz, sei una trottola. Non ci credo, raga, è fantastico. Sì, lo so che te ti vedi normale. E questo era il glitch divertente. Ora, raga, iniziamo con i glitch che appunto ci rendono veramente, veramente fortissimi. Allora, tornate al centro insieme a me e andiamo vicino a Picco Polare, perché il luogo in cui dobbiamo andare per fare altri due glitch è appunto il lago vicino a Picco. Let's go! Ma perché? Ma dai! What? Sì, è un bug, a volte vi si vede il personaggio alla lobby, in realtà siete già arrivati. Sì, era proprio così. Raga, primo glitch innanzitutto è che se voi fate una emote, vabbè, questo è un altro glitch grafico che è carino e ci sta. Questo è veramente facilissimo da fare. Andate sul ghiaccio, quindi rimanete ghiacciati, e poi fate l'emote quella lì per restare a braccia aperte. Guardate, aspetta, dov'è? Non è trenino. Quella lì per restare, cavolo, come si chiama? Posa T. Posa T, sì, esatto, quella lì, eccola, vai. Ora, in teoria, se io vado in giro per la mappa, dovrei rimanere col ghiaccio e con la posa T. E questa cosa, raga, è veramente, veramente carina. Guardami. Raga, non posso muovere.
Ah, ok, 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 perfetto. Ho capito come fare per toglierla. Vedete, raga, anche dove non c'è ghiaccio, io rimango con il ghiaccio. Praticamente, adesso rimango con il ghiaccio per... finché non mi muovo, finché non levo la posa. E questa cosa è una figata, cioè questa cosa proprio. Vai in giro per la mappa così. Ma siamo... con tutti i balletti a valle. Ah, vale balletti. Con tutti i balli, davvero? Figo, io l'avevo visto con la posa T perché è quello che fa più tipo paura, non so. Ti arriva una così in faccia, vedi che scappi. E per toglierlo... ah, ok, basta che premi il tasto sinistro. Aspetta, eh. Ora lo faccio con qualsiasi altro ballo. Vediamo. Anzi, con Allegro. Raga. Raga, che figata. No, è bellissima sta cosa. Cioè, io posso andare in giro per la mappa così. Ma vi rendete conto che uno mi arriva in faccia così? Non lo so. Voi cosa fareste, raga? Voi cosa fareste? È peggio se ti arriva Luz con la palla. Luz, scendi. Luz, smettila di ballare. Oh, come fai? Ok, basta che salti, perfetto. Oh, Luz, io ancora ghiaccio. Ah, ok, ora mi sei tolto. Vai, Luz, devi saltare, tipo, devi fare qualcosa. Non funziona. Muoviti veloce. È un problema questo glitch. Eccolo. Vai, eccolo. Fantastico. Allora, raga, primo glitch per diventare effettivamente invincibili. Se voi andate vicino alla montagna, sempre in questo posto, allora, bisognerebbe salirla, tipo, da qualche parte, da una parte, in modo tale che andiamo sulla roccia e poi c'è un punto in cui riusciamo a entrare all'interno della roccia. Allora, quindi, te sei salito all'interno. Aspetta, io non ti vedo, c'è un problema. Te sei salito all'interno? Dove sei? Ah, mi sa che hai fatto il giro in tondo, tipo. Hai fatto... no, aspetta, qua non puoi andare. Quindi devi salire qua sopra. Ma come fai? Dall'altra parte. No, vabbè. No, aspetta, non è esattamente questo. Anche questo qui è un altro... ma come fai? Ah, ho capito, te dove eri? Sì, eri qua eri per metà all'interno. Comunque non era in questo punto, era un altro punto in cui sei completamente all'interno. Nessuno ti può vedere ovviamente, però te puoi sparare gli altri. Te vedi e spari gli altri, ma nessuno ti vede. Quindi è tipo straupì questa cosa. Oh, l'ho trovato! Dov'è, dov'è? Vieni. Dov'è? Aspetta. Vicino alla macchina rossa. Vicino alla macchina rossa. Ma che... cioè vicino alla macchina rossa sotto? Dov'è? Balla. Vieni giù. È un problema. Eccolo adesso. Qua. Ah! Guarda! Cioè? Oddio, no, raga. No, no, vabbè, io non so che dire. Se tu hai un'arma in mano, qua nessuno ti vede. È impossibile, bro. Se poi adesso io ho anche il cappello. Ma se io levo il cappello... no, raga, è fantastico. E questo qui era il primo glitch per praticamente diventare invincibili, dato che gli altri non ti vedono e te puoi vedere e puoi sparargli. Anche se, ripeto, raga, non usatelo in partita. Tornate al centro che ne facciamo subito un altro fantastico. Adesso, raga, vi porto un glitch con la quale distruggiamo ogni cosa che tocchiamo, ok? Ogni cosa che voi toccate, che sia un pavimento, che sia un muro, che sia un tetto, la distruggete. E poi, raga, ne abbiamo un altro. Ne abbiamo un altro che voi non avete nemmeno idea di che cosa farà. Allora, per questo glitch l'occorrente è una jump. Quindi, raga, mi raccomando, cercate sta jump. Ok, vai, Samu. Sono sicuro che è questo posto. Metti la jump. Esatto. Sì, metti la jump in quel punto. Io sto vedendo Luz. Ora bisogna fare una cosa di precisione. Aspetta. No. Allora, devo saltare sulla jump. E nello stesso momento. No, no, ok. Devo premere il tasto per aggrapparmi. Provo io. Vai, Luz. Provaci te. No. Luz, ce l'hai fatta? Mi sa che non hai premuto il tasto per aggrapparti. Okay. Aspetta. L'ho fatto ora, guarda. Vai. No, devi saltare su. È veramente difficile questo glitch. Io l'ho fatto. Come l'hai fatto? L'ho fatto. Hai qualcosa sulla testa? No, non è quella. No, Luz, se non hai niente sulla testa non va bene. No, niente, mi sono aggrappato. Ma che cavolo? Allora, 3, 2, 1, vai. No. What? Anche me, Samu, ho capito. Vuol dire che siamo andati molto vicino. Solo che dovevamo premerlo un secondo. Dovevamo premerlo tipo un secondo prima. Cioè, un millisecondo prima, un millisecondo dopo, non so. Comunque sia, questo qui non era probabilmente il glitch per diventare invincibili. Era semplicemente il glitch per distruggere tutto quello che vedevamo. Allora, ragazzi, siamo a Borgallegro. Per iniziare questo glitch si parte dalle scale a destra di questi edifici colorati. Quindi praticamente si parte da queste scale qua. Ora, quello che dobbiamo fare ovviamente è romperle le scale e rompere anche il muro che abbiamo qua a sinistra. Poi tutte le cose qua a destra, perfetto. Tutto il muro dietro, insomma, tutte le cose. E siamo in questa zona praticamente segreta. Ora facciamo una scala da qua. Rompete la scala sopra, raga. Aspetta, fermo. Luz, non voglio picchiarti. No, raga. Allora, dobbiamo darci la calmata tutti, eh. Bravi, ok. Ora, uno di voi va da questa parte. Non si vede, vero? Non ti guarda, si vede. Guarda un po'. Io vado non da qua sotto. Vede. Guarda un po'. Raga, e poi da qua sotto io non posso nemmeno andare sopra. Cioè, se provo tipo ad andare, mi bug, è come se ci fosse veramente pavimento. La cosa interessante è che non funziona solo con la vista. Luz, vai un attimo sopra così ti sparo. Allora, fai il giro, brava trottola, perfetto. Vieni qui, metti, io non so dove hai la testa, quindi nel dubbio sparo. Guarda un po', Luz. Oh! Guarda un po', guarda un po'. Samu, fallo te, vai qua sotto. Anzi, Luz, fallo te, vieni qua sotto, ti lascio le mie armi e prova a spararmi. Ora non si vede niente. Luz, io non ne ho idea da dove siano venuti i colpi, ti giuro. Non ne ho idea. Ammazzami del tutto, finiscimi.
Madonna, raga, è assurdo. Cioè, è un glitch assurdo. No, bro, è veramente un glitch assurdo. Questo praticamente sarebbe il secondo glitch per diventare immortali, invincibili, insomma, quello che volete su Fortnite. Perché ti vengo a prendere. Oh, vieni qua. Vieni qua. No, 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 no. Vabbè, ma non va bene. Te con il pompa, non va bene. Ah, oh. Ti ho quasi, ti avevo quasi killato, però dai. Non farti avanzare da Luz perché oggi è pericoloso. E poi in questa... Ovviamente nella creativa, in teoria, non si potrebbe andare nell'isola di spawn. Dove siamo, raga? Ah, nella gara... No, siamo nella gara quella lì con l'overboard, vi ricordate? Che figata. Vabbè, tanto ho il backup di questa lampa, quindi possiamo modificarla. Allora, venite qua. Il nostro obiettivo è andare dalla creativa all'isola normale. Cos'è tutta sta roba? Ma hanno flipper, fatto il flipper. What? Cioè il flipper? Ma che stai dicendo? Ma che figo! Vabbè, allora, praticamente, uno di voi deve usare tanti rift. Quindi prendetevi nell'inventario tanti rift. Io ho già piazzato l'aereo. Storto, lo devo piazzare dritto. Lo piazzo dritto. No, raga, guardate cosa hanno aggiunto nella creativa. Guardate cosa hanno aggiunto. La cosa più bella di sempre, guardate che roba. Che figata è sta cosa. Vabbè, allora, comunque, procediamo con il glitch. Prendo direttamente io il rift. Quindi, allora, vado sull'ala di un aereo come passeggero e devo riftare varie volte. Mi sa che avevo preso solo un rift. Ok, questa volta ne prendo tanti. Quindi, allora, riprendo l'aereo, lo ripiazzo qua. Perfetto, ora vado sull'aereo. Non volo passeggero, ok. Vai, tanti rift e guardate, raga. Guardate dove sono. No, 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 perché sto cadendo? No, 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 no. Ok, sono nella mappa normale, ma in teoria non dovevo cadere, questo è un problema. No, raga, sono respawnato nella mappa normale. Però sono in creativa. No, non ci credo. Non ci credo. Bug. Cioè, praticamente io posso modificare tutte le impostazioni della creativa, tutte le cose. Ma però sono sull'isola. Giusto. No, l'inventario creativo è disponibile solo nei luoghi che puoi costruire. No. Cavolo, è vero, è vero. È vero, ma che non hanno puoi fatto. Dietro? No. E infatti, ho visto varie volte che molta gente ha fatto questo glitch per andare dalla creativa all'isola normale. Ma la cosa interessante è che da loro c'era il telefono. Perché qua. Perché c'è un geyser in mezzo alla casa? Ma non ha senso sta cosa. Domanda, dove sono? Perché sono a Borgo Bisdracco? Sì, devi essere a Borgo Bisdracco. Ora muori e dovresti rispawnare nell'isola normale. Però sei in creativa, quindi è una figata. Dai. Detto questo, raga, oggi vi abbiamo portato un po' di glitch particolari. Glitch per fare veramente tutto quello che volete, praticamente. Glitch per tornare dall'isola normale in creativa, anzi, dalla creativa all'isola normale. Glitch per diventare immortali. Glitch per diventare delle trottole. Non è vero, Luzzo? Insomma, glitch per fare veramente un botto di cose interessanti. Raga, vi ricordo, raccomando, un bel like se volete un altro episodio su glitch. Vi ricordo di non farlo in partita normale perché potrebbero bannarvi. Ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella se non volete perdervi altri video simili. Seguitemi su Instagram, io sono CaptainBlazer Official. E mi raccomando, non dimenticate di inserire il codice supporto Blaze-CaptainPTT. Detto questo, ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao, ciao.